D'accordo. Eccoci qua. Allora, io mi chiamo Riccardo Tirelli, sono uno sportivo, sono un atleta triathlon e Ironman, distanze lunghe, e oggi ho voluto dare questo contributo per il percorso che ho iniziato a fare e soprattutto perché mi ha fatto il piacere di essere qua con noi per darvi qualche informazione in più, un po' più tecnica, la persona che mi ha illuminato verso questo percorso nuovo che ho intrapreso, il dottor Fabrizio Rapuzzi, che gli farò commentare qualche dato. Io sono 2 mesi che sono in chetogenica totale, praticamente ho tolto i carboidrati che erano qualcosa che io mangiavo tutto il giorno, tutti i giorni, più volte al giorno. Sono riuscito a fare un cambiamento grosso perché appunto ho avuto davanti un esempio di una persona che fa quello che faccio io, anzi anche quasi un po' più complicate in un regime chetogenico dove abbassare l'utilizzo degli zuccheri chiaramente sappiamo che può solo dare dei benefici al nostro corpo. In più ho capito in questi 2 mesi che può aumentare anche le prestazioni, l'energia e quello che uno può dare durante gli allenamenti. Quindi condivido un attimo lo schermo che vi faccio vedere. Ho preparato qualche dato tecnico di misurazione sia sportiva che fisica per farvi capire quello che ho iniziato a fare. Questi sono i 2 test della soglia che ho fatto negli ultimi 2 mesi, il 2 di ottobre, poco prima di iniziare il percorso chetogenico, e il 1° di dicembre dopo 2 mesi. E bene, io non ho niente da aggiungere per chi parla tecnica di queste cose, vede che già solo abbassare di 11 secondi la media sui 3000 metri e la soglia anaerobica di 13 secondi al chilometro, e questo per me è un grandissimo risultato, soprattutto perché non siamo in un periodo dove andiamo a ricercare la qualità negli allenamenti, anzi, siamo in un periodo un po' di off-season, noi inizieremo a caricare un po' di più da gennaio in poi, e quindi per me è un risultato pazzesco, anche perché la media 3,34 non l'avevo mai fatta nei 2 anni precedenti dove ho iniziato a fare questi test per valutare un po' la mia velocità di soglia per poi andare a mettere giù tutti i dati per gli allenamenti un po' più precisi. Quindi già questo per me potrebbe finire qua come risultato. Però in più ho voluto aggiungere anche un test fisico, un test corporeo. Questo è il 22 ottobre, avevo iniziato la chetogenica da 10 giorni, quindi ancora non avevo capito, non ero entrato dentro a questo stile di vita incredibile, e questo invece il 5 di dicembre, quindi 40 giorni dopo. Questi sono dati di plicometrie, pliche di grasso sottocutaneo. Adesso volevo lasciare la parola alla persona che mi sta seguendo, perché chiaramente lui sarà molto più tecnico nel spiegare questo passaggio, che ci sono dei numeri veramente incredibili. Fabrizio, ti ringrazio tantissimo per questo contributo. Ti lascio la parola per Ciao. chiudere un attimo, esatto, un po' più tecnicamente, perché la tua professione te lo permette, ecco. Ciao, ciao a tutti, mi sentite? Pronto? Sì, si Mi sente, sentite? vai. Ecco, perfetto. E innanzitutto grazie, grazie di avermi invitato, sono molto contento di essere qui, sono molto contento dei risultati che hai avuto e di poterti essere utile. E, come ci succede, diciamo, praticamente sempre, la prima cosa che notiamo è una ridistribuzione del grasso corporeo. Cioè, nella popolazione generale noi osserviamo una distribuzione del grasso verso il centro, che è uno degli effetti dell'aumento dell'infiammazione cronica, dell'infiammazione silente, che è così comune nella popolazione occidentale. Ecco, in tal caso noi osserviamo un aumento del grasso addominale, del grasso viscerale e del grasso anche epatico. Cosa che succede perché utilizziamo nella maniera sbagliata i meccanismi di risposta allo stress. Noi ci siamo evoluti come la zebra per vedere il leone scappare, invece siamo sottoposti a uno stress in cronico, sempre, perché viviamo nel modo sbagliato, perché la nostra flora batterica intestinale è quella scorretta, perché mangiamo cibi proinfiammatori, come il glutine, come la caseina, perché continuare a introdurre zuccheri anche a sua volta va ad attivare delle vie a catena che aumentano l'infiammazione. Ecco, una volta interrotti questi meccanismi dello stress cronico, noi osserviamo una normalizzazione dei parametri, quindi osserviamo che il grasso si ridistribuisce in una maniera molto più uniforme e in realtà in questo caso, utilizzando anche una low carb, va a ridursi globalmente. Perché il grosso stimolo anabolico per il tessuto adiposo è dato dall'assunzione di zuccheri a riposo, quindi non dopo l'esercizio fisico. Il destino degli zuccheri a riposo e nel post-workout è estremamente differente. Ad esempio, nel primo caso diventa grasso
addominale, viscerale ed epatico, nel secondo diventa glicogeno e contribuisce ad aumentare l'insulina e a fare muscoli. Questo è un discorso davvero molto lungo, se vedete i nostri video dura diverse ore solo per parlare di questo. Quindi esatto. Quello che abbiamo osservato è che qui potete osservare le pliche, soprattutto la plica che si vede diminuire in maniera più ingente sempre è proprio quella addominale, che in questo caso passa da 14 a 5.5, cosa che potete osservare anche guardando le foto di Riccardo che ho visto su Facebook, che esatto. È passato da essere magro ma comunque con un pochettino di pancettina a essere con un six pack perfetto, vero o no? Assolutamente, assolutamente. Lo abbiamo visto. E il peso corporeo, come potete vedere, è cambiato pochissimo, ok? Mentre invece è cambiata molto la massa magra e la massa grassa. Cioè, anche semplicemente continuando con lo stesso tipo di attività fisica, perché non hai cambiato, giusto, Riccardo? No? Programma, non sono diventato io il tuo trainer, ma tu hai continuato con il tuo trainer precedente. Yes. Io ho semplicemente adattato la tua alimentazione ai programmi che ti sono assegnati, aumentando i grassi e le proteine nella dieta, riducendo molto gli zuccheri, noi andiamo ad avere una ricomposizione corporea ottimale. Esatto, infatti ecco. Io volevo aggiungere quello che stiamo facendo, io ho tolto praticamente i carboidrati pensando che fosse l'unica fonte energetica che potevamo avere, invece sbagliando, oggi ho molta più energia, riesco a allenarmi molto meglio, recupero è pazzesco, veramente faccio fatica a sentire la fatica dopo gli allenamenti e questo tanto. Ecco Riccardo, in realtà non è che li hai eliminati, perché nel post esercizio noi andiamo a reintegrare con zuccheri, non siamo esattamente keto nel post workout, perlomeno non in questa fase, in futuro lo potremo anche diventare e potremo affidarci esclusivamente al metabolismo, ad esempio, della leucina, che è un aminoacido chetogenico e che in più attiva quello che si chiama mTORC1 e quindi attiva l'anabolismo, ma questo è un discorso differente e che richiede in genere 2 o 3 anni per arrivare a poter fare con un'efficienza elevata. Dicevo che gli zuccheri in questa fase tu li assumi, quindi zuccheri buoni, tra virgolette, da patate dolci, platano verde, castagne, frutta, miele, soprattutto nel post-workout. E nell'esercizio tu non credere di andare soltanto a grassi, tu utilizzi nell'esercizio, soprattutto sopra soglia, una miscela di grassi fino a un certo punto, chetoni, che possono avere anche una potenza molto elevata, ma usi anche gli zuccheri nell'esercizio. Usi quelli da glicogenolisi, che avviene perché tu hai un glucagone alto, non avendo mangiato, e da anche gluconeogenesi, da substrati di diverso genere, all'interno del tuo corpo, cioè lo produci tu, ok? Perché avendo il glucagone alto, perché non alzi l'insulina, lo puoi produrre tu stesso. Quindi tutti gli zuccheri di cui hai bisogno li prendi da una sintesi endogena e dal glicogeno epatico muscolare. Io mentalmente dico che li ho eliminati perché io prima mangiavo in continuazione solo carboidrati. Sì, lo so, anch'io. Pizza, anch'io non ti... Quindi per me è averli eliminati così. Poi è chiaro che la frutta post allenamento, e quando mi hai mai detto che posso mangiarla, assolutamente quello sì. E per chiudere un attimo il test in bici, questo non abbiamo un confronto perché è il primo che faccio in vita mia, quindi seguiranno aggiornamenti, seguiranno il percorso che sto facendo, lo sto cercando di condividere con più persone possibili perché è una cosa incredibile, se ne verranno delle belle soprattutto con la prossima stagione, e quindi ringrazio tantissimo Fabrizio, seguiteci, grazie a te, e la cosa è fuori di testa. Ciao, grazie mille. Ciao a tutti!